a cadere la bottiglia che teneva nervosamente scoppia in una grossa calorosa risata, ignorando completamente la domanda. L'orco occhialuto che preside la porta non alza gli occhi dal suo libro. Quando ti avvicini, entrare costa 10 razioni di cibo. Al ladro, se sta cercando di imbrogliarmi, signore, sarà meglio che sappia che posso lanciare fulmini dalle dita. Non possiamo utilizzare cibo. È chiuso che non ci possiamo tornare? No, ci possiamo tornare. Non siamo buildati per il cibo, purtroppo. Oddio, ci hanno rubato le armi. Mentre avanzi a fatica sulla tua carrozza trainata da cavalli, intravedi degli gnomi insolenti che se ne vanno via dopo aver sgraffignato la tua arma. Li insegui a piedi e vedi che si inoltrano in un nascondiglio, sbirci dentro il nascondiglio e scopri che hanno un grosso deposito di armi nel loro covo. Allunghi il braccio nel buco. Ok. Manganelli ci va comunque bene. Non è la stessa, ma almeno erano armi consone. Afferri la prima cosa che riesci, la piccola porta rotonda si chiude mentre estrai un'arma dalla loro tana. No better way to enforce justice than force. Non posso usarla perché ci manca la fama. Porca miseria. Comunque è figa contro i ladri, quindi va bene. Metti da parte, per ora stiamo senza nulla finché non faremo un po' di fama. Ripassiamo da qua, anche se non... Ah, ci possiamo accampare comunque. Emporio. Questo potrebbe essere utile per comprare cibo, ma... Allora, aspettate un attimo. Forse facciamolo giusto per la quest di Malaclips. Manganelli viene 17, ma è utilizzabile a breve. Questa non avremo mai abbastanza fama. Quindi, vendiamola. Siamo virtualmente ricchi, indietro. Compra cibo, andiamo di 10. E aggiungerei un altro 3. Così che avremo altri 15 fondamentalmente. Indietro. E... non abbiamo più soldi, quindi neanche lo guardo l'equipaggiamento. Interessante che ci fossero più carte emporio. Torniamo qua. Vediamo che succede. Quindi, continua. Diamogli queste 10 razioni, sperando che non sia un errore enorme. L'orco appoggia il suo libro e con una potente spinta apre la porta di pietra. E ciao Andrea, tranquillo, recupera quando vuoi. Cammini lungo il tunnel di pietra finché non giri l'angolo e una piccola cittadina si erge davanti a te, situata in una vasta caverna, completa di un lago sotterraneo. Lanterne rosse illuminano le strade vuote, c'è luce solo in alcuni edifici. Malaclips conduce, benvenuto nel sottosuolo, succubo del denaro. Sin da quel seccante ditto imperiale ci siamo dovuti nascondere in posti come questo. Parla dei maghi. Una volta questo posto era il fulcro delle attività, ma ora ispeziona torvo le strade silenziose. Immagino che l'impero stia ampliando il suo esercito. Dei maghi ti scrutano sospettosi mentre ti gli passi davanti. Esaminiamo il negozio. Tra i banchi abbandonati, illuminati da lanterne rosse, trovi un'insegna di un negozio piuttosto antica. Le rimanenze di Lelot. Pietre usate, indicazioni. Ci sono anche dei segnali stradali che indicano un percorso per maledizioni e benedizioni. Vediamo le rimanenze di Lelot. Malaclips tira su col naso e indietreggia. E grazie Omar per la donazione, gentilissimo. Veramente, abbiamo qui adesso, come vedete, abbiamo anche l'obiettivo per le donazioni. E stiamo andando passetto passetto verso A Way Out, che giocherò insieme alla mia ragazza. Anche quello non sarà una live, sarà editing. Proverò a fare uno switch di telecamere e cose varie. Vedremo come andrà. Davvero, comunque ancora grazie. Malaclips tira su col naso e indietreggia. Non posso entrare lì dopo che ho rubato quegli stupidi sassolini. Ora che ci penso, un numero incredibile di questa marmaglia qui ci tiene decisamente troppo alle pietre. Mi lascio andare avanti. Noi non abbiamo praticamente un soldo, ma... Con un tintinnio entri nel negozio polveroso. Le mensole, i cesti, le vetrine sono tutte piene di pietre di varie forme e grandezze. Il rugoso negoziante Lelot sbircia verso di te dal bancone. Chiediamo informazioni sulle pietre usate. Lelot si illumina alla proposta. Fa un gesto con la mano per mostrare le sue merci. Vedi un cesto pieno di macigni enormi, ciottoli levigati e nascosto nell'angolo. Un cestino di anelli. Compro una pietra che Lelot suggerisce per 20 monete d'oro, non ce l'abbiamo neanche volendo. Compriamo un anello. Esca 3 carte dolore vita.
Li darei via gratuitamente se non fossero legati a me, quindi c'è la maledizione. Serve il tuo sangue se vuoi prendere un anello. Dolore vita non toglie vita massima, vero? Allora, ragazzi, c'è scritto vita e non vita massima. Noi possiamo essere curati automaticamente se andiamo in locanda. Facciamolo. Proviamo. Il vecchio ti punge il gomito con un frammento di vetro verde e fa scendere per un po' il sangue di una fialetta, poi la lancia in un camino. Vita dolore. Vita. E vita, nessun. Vita massima. Scegli un anello dal cesto e guadagni 10 vita Valuable for massima mentre hai purely più benedizioni. financial reasons, if nothing else. Questo è buono, ragazzi. Noi non abbiamo benedizioni. Serve una benedizione. Posso continuare a prendere carte dolore, facciamolo. 10. 20. Ok, dobbiamo stare attenti. 20, dobbiamo stare molto attenti. Che anello mi ha dato? Non mi ha dato nient'altro che abbia visto. Forse mi sono perso qualcosa. Con un tentennio entro in negozio. Ok, direzione. Commerciante più vicino. La battaglia più vicina. Commerciante più vicino. Ah sì, ce n'è uno qui. Punta lentamente le sue dita d'anziane su un punto della mappa. Ah, ci rivela la carta Emporio. Ok. Chiediamo ancora sulla battaglia più vicina. Scolando via la. Non c'è nessuno spargimento di sangue da queste parti. Oggi è un vero peccato. No, no, invece è fantastico. E torno al centro della città. Andiamo nella taverna. Malakips è appagato dall'intruglio inebriante di vino e frutti di bosco, fumo e piume. Ah, l'orecchio del demonio, la mia seconda casa. Tira fuori il suo liuto e va a fare la serenata alla bella barista, che cerca di ignorarlo con tutta se stessa. Quant'è Dandelion? Vedi una strega intenta bere qualcosa e una figura incappucciata con un mantello di seta ferma, come una statua in un angolo. Sapete cosa mi ricorda proprio tutto questo? Mi ricorda un po' quei viottoli dietro a Londra, quelli di Harry Potter. Come, oddio, non mi viene in mente il quartiere come si chiamava. Maledizione. Ho rimosso. Comunque, dall'altro lato del binario 9 e 3 quarti, insomma. Mantello di seta ferma come una statua in un angolo. Mi avvicino alla figura incappucciata. Mentre ti avvicini noti che non riesci ancora a distinguere i tratti del viso sotto quel grosso cappuccio. La figura annuisce, una voce profonda, impercettibile e rauca. Sono alla ricerca di un artefatto di grande potere, qualcosa che confonda le menti dei miei nemici e li costringa a combattere per me. Pagherò profumatamente. Ti dessimo un artefatto, tu quanto ci daresti? No, voleva quell'artefatto. Ok, strega. La megera bitorsoluta ti esamina mentre sorseggia la sua bevanda dal forte odore di limone e carbone bruciato. Vorresti comprare qualcosa, non è vero? Sogghigna perfidamente mostrando i denti gialli e seghettati. Posso mandarti in un posto senza alcuna spesa, ma non posso assicurarti che ritroverai dove intendi. Il teletrasporto adesso potrebbe essere pericoloso, ma non ci sono altri combattimenti. Chiedi cosa sta bevendo. La strega ridacchia, questa è una spinta di peste liquida. Secondo me potrebbe uccidere una creaturina come te se provi a berla, non la voglio bere. Non facciamoci teletrasportare, aspettiamo di finire quello che abbiamo da fare per il ragazzo qui, anche perché siamo piuttosto feriti. Andiamo al contatto di Malaclips. Malaclips fa strada attraverso le strade solitarie e buie verso casa di Ira. Giureresti di sentire delle urla provenire dall'interno. Una donna con una vestaglia grigia con decorazioni d'argento attende. Murk l'aveva detto che avresti implorato aiuto. Ad ogni modo, sei in ritardo. Malaclips si inchina ridendo. Ho una malattia, per cui vorrei acquistare una cura. Ira della Valle si acciglia per un attimo, prima di annuire e di invitare entrambi a entrare in casa sua. Giri l'angolo nel salotto e la fonte dei lamenti diventa chiara. C'è un uomo chiuso in una gabbia. Le piaghe della corruzione gli stanno divorando il corpo. Piange in agonia delirante. Senza preavviso, apre la gabbia e l'uomo scappa verso di te. Con una forza sorprendente, la donna tiene ferma la creatura disperata e agitata. Questo è il Mago Cohen. Credeva di poter combattere la corruzione, ma non ci è riuscito. Ira guarda Malaclips attentamente mentre i pianti del Mago Cohen si fanno via via più gutturali. Cosa dovrei fare con lui? Il bardo distoglie lo sguardo con un'espressione di disgusto e paura. Sembra che stia quasi per svenire. Annuisce prima di voltarsi verso di te. Cosa farai? Lo terrai prigioniero perché forse abbiamo modo di curarlo? Lancia di nuovo la creatura nella gabbia e chiude l'inferriata. Poi restate tutti in attesa.
Malacrips fa una battuta triste sull'andare a prendere dei panini dolci per lo spettacolo, ma dopo lo sguardo di Ira resta fermo dov'è. Il mago prigioniero inizia presto a peggiorare, le piaghe della corruzione si estendono dolorosamente e il sangue inizia a sgorgargli dalla bocca. Non è andata bene. Mentre si lancia contro la gabbia per l'ennesima volta, sa che non c'è più neanche un briciolo di umanità in lui. Ira libera un frammento di ghiaccio dalla mano che si incastra nella gola del mago corrotto, uccidendolo. Siete troppo deboli, dà un'occhiata a Malacrips e fissa con gli occhi sbarrati del mago morto, tutti e due. Dopo aver sistemato la questione, il mago inizia ad armeggiare dai suoi tavoli pieni di cose morte e splendenti. Ho la cura, ma come saprai non si fa nulla gratis tra la nostra specie. Mandami la polvere d'argento da una bottiglia. Salva i figli rapiti del mago per me e ti darò la cura. Still, what secrets does your companion hide from you? È un'altra missione, quindi. Ok. Quei bastardi dell'impero li hanno portati in qualche fortezza al porto della città. Scusate. E sarà meglio che ti sbrighi. Ira sorride a Malacrips. Quella malattia non può essere tenuta a bada per molto, scommetto. Il bardo evita il suo sguardo. Chiediamo della malattia. Mi sto morendo. Ira ride. Non te l'ha detto? Non sta a me dirlo, ma sappi che se questo amico di Malacrips non riceverà presto una cura, sarai in grande pericolo. Noi. Sciocchezze, Malacrips si alza in piedi e strappa nervosamente una bottiglia. E sarà meglio che ti sbrighi? Ira sorride a Malacrips. Quella malattia non può essere tenuta a bada per molto, scommetto. Ok, chiediamo come si conoscano. Era il mio amante quando ero giovane e stupida. Stupida parecchio, dice Ira senza enfasi. Sciocchezze, urla Malacrips. Beh, sono attraente tutte le età. Saresti felice di avermi con te. Ira guarda Malacrips furiosa e lui indietreggia, nascondendosi dietro la sua sedia. E sarà meglio che ti sbrighi, Ira sorride a Malacrips. Quella malattia non può essere bla bla bla. Lasciamo casa di Ira. Ok. E torniamo alla taverna. Andiamo dalla strega. Non abbiamo l'artefatto per il tizio. E facciamoci teletrasportare. Così me la metti, ok. Andiamo alla prima. Botta di culo, scusate il francesismo. Apre una mappa dell'area per mostrartela. Quindi abbiamo la banda di ladri, che è un combattimento che ci... Ah, taverna pelotte, devo andare qui, qui è l'uscita. Abbiamo l'emporio e l'uomo astuto. Andiamo direttamente... Ah no, ce l'ha semplicemente mostrata. Abbiamo solo una battaglia. Comunque ci ha rivelato tutto. A posto. Possiamo andarcene. Ah, oddio, ci ha detto qualcosa Ira. Che non ho letto, purtroppo. Mal, il bardo si gira intorno. Giureresti di aver intravisto uno sguardo di speranza in lui. Lei evita il suo sguardo, quindi è lei che ha chiamato a lui. Porta i bambini dai folli vicino al Forstford. Gestiscono un orfanotrofio, mi pare. Temo che non sia più sicuro qui. Ok, riguardo i figli del suo amico. La storia si infittisce. Allora, io se qui mi accampo... Sono stati aggiornati cibi ed equipaggiamenti. Io posso essere curato solamente lì. Piuttosto caro, direi. Però stiamo bene così. Leva le tende. L'uomo astuto non so cosa voglia. Passiamo prima dal combattimento. Comunque non ci potremmo curare prima. Assassins. Ci ha dato 20 punti vita fare quel passo. Il problema è che adesso abbiamo l'arma di base. Perché ci manca quel 2 fama che avremmo con questo scombattimento per poter avere i manganelli. Ok, concentrazione. Oddio quanti sono. A dare anche un aiuto a... Oh! Ecco, lo sapevo. Lascio lo scudo.
Dove è andato? Sono un pizzico troppo in mezzo ai nemici. Lo sapevo. Oh diavolo. Ragazzo, tornami su. Andiamo giù. Perché l'ho parato? Maledizione. Devo schivare. Devo schivare, vero? Non ho schivato. Male che mi sia più a terra che da qualsiasi altra parte, però questo è il problema perché erano tanti. Aia. Scusate che mi stanno chiamando. Breve pausa. Eccoci qua. Forse mi chiameranno ancora perché è caduta la linea. Non so se era qualcosa di importante. E mi sto prendendo un sacco di botte. Ma l'importante credo fosse non morire per essere curati. Quindi facciamo in modo che vada bene anche così. Ora, dall'altro, ci potrebbe dare qualche bella carta. E spero che ci dia un po' di cash. Sì, sì, utilizziamolo tutta la vita. Spero che ci dia un po' di cose interessanti per andare avanti. Breve stordimento ai ladri che colpiscono il giocatore. Ma non abbiamo abbastanza fama. Però possiamo venderlo volendo. Cibo, va bene. Speravo in un po' di cash. Non so se ci può venire del danno da questa carta. La cosa mi preoccupa un pizzico. Quanta fama serviva? 13. Noi stiamo ancora a 4 e non penso che avremo molti scontri. La carta che ci faceva pescare l'equipaggiamento non l'abbiamo presa, quindi non ci dava 8 di fama. Quindi tanto vale andarla a vendere, onestamente parlando. Andiamo all'Emporio prima. Tanto comunque la salute che stiamo facendo adesso per ogni cosa è... Tu che equipaggiamento hai? Il favore di Felvi nella follia dei ladri. Inganno dei goblin. Che si prende questo al posto di era, no? Il favore di Felvin era interessante. Se uccidi un nemico per primo, ti hai più 5 vita, ma non è massima. Però puoi togliere una carta dal gioco ruota, nel caso ne avessimo altri. Non è fondamentale. Possiamo vendere. Questo dava vita benedetta, ma non abbiamo nessuna benedizione. Questo è il punto. Però teniamolo nel caso. Ops, non dovevo andare così tanto indietro. Nel caso in cui. Questo vale 16. A cibo non stiamo male. Soldi non ci servono così tanto. Il discorso è che non possiamo comprare neanche 3 cibo. Pensavo di venire tutto tranquillo a vendere roba. Direi che comunque sono contento di aver fatto 20 punti ferita in più venendo qua. E niente, è servito solamente per consumare cibo e fare soldi, immagino. It seems unfair that curses should be removed so easily. Rimuove una maledizione. Still plays the game in the old style. This will give you an advantage. Ok, sappiamo cosa fa adesso l'uomo astuto. Toglie maledizioni. Esci lentamente fuori dalla capanna facendo attenzione a non scatenare l'ira del mago oscuro. E rimane attivo. Ok. Adesso non serve, ma in una mappa dove ci si viene maledetti a bestia acquista un altro valore. Continuiamo a non perdere neanche un frame, signori. Questi 60 frame al secondo, 1080p... stanno andando che è un bijou. I'm hoping this process will teach you something. Something about how the game is crafted and how the rules abide. Perhaps something about sleeping gently while deadly assassins are on your tail too.
Guarda Shinjo come si mette dentro. Anzi, sì, mi dovevo ricordare anche questa cosa particolare. Ok, mettevo qualche mod che mi ero dimenticato. La gente sembra un po' turbata e parla a voce bassa, lanciando occhiate in tutta la stanza. Diamo retta alle voci. Un compare esclama, attirando l'attenzione dei clienti, che il mietitore è stato avvistato nelle vicinanze. La sua freccia è letale, non manca mai il bersaglio e trapassa scudi e armature. O almeno così dicono. Continuiamo a dare retta alle voci. Provo pietà per colui che è diventato l'ultimo bersaglio del mietitore. Tutti a parlare di noi, ovviamente. Figurarsi. Questi giorni sono contati. Ok. E si dice che Mitori sia costretto dagli dèi a mietere anime per l'eternità, dichiara un uomo pelato con un tono minaccioso. Ok, ci possiamo coricare finalmente. Dai la buonanotte al locandiere, in mattinata lancia un incantesimo curativo su di te mentre esci dalla locanda. L'imperatore avrà pure bandito la magia, ma non potrà mettere fine alla gentilezza. Oh, che carino! Allora, possiamo fare una cosa sola, cioè andare avanti. Solstizio d'inverno. Ok. Nella notte più lunga dell'inverno, i cittadini della di Steagle si riuniscono intorno a un enorme falò per celebrare la vittoria della luce contro l'oscurità. L'unica notte in cui l'impero chiude un occhio per l'uso illegale della magia. Vedi, tutto torna, tutte queste carte sull'impero e la magia. Cosa molto interessante che si stia legando così bene. Una cosa interessante di questo gioco che a volte permette, soltanto con un deck messo a puntino, di creare anche delle belle storie. Ti unisci a un gruppo di contadini seduti vicino al fuoco. Dopo averne preso un sorso, la donna al tuo fianco ti passa una coppa. Accetti adeguatamente la pozione agra e ne bevi un rapido sorso. Il calore si diffonde sul tuo corpo e cadi in un A profondo new ipnotico stato di follower. trance mentre fissi le fiamme danzanti. E grazie a Nightwalker88 per il follow. Ci sta seguendo fra l'altro su Twitch. Ma, ok. Ah, tra l'altro Omar, non avevo letto il tuo messaggio. Quando fai la prossima live di Autosurvive? Perché nel calendario non lo vedo. E comunque sei un grande, grazie Omar, davvero. Autosurvive mi voglio prendere un altro pomeriggio tranquillo, magari nel weekend, se ci riesco ad avere. Quando Alessandra magari ha un turno pomeridiano al lavoro, il pome faccio e spero di finire Autosurvive. Allora, c'è dato un sorso di questa bevanda, il calore si diffonde nel tuo corpo, fiamme danzanti. Sì. Nessuna benedizione trovata nel. Ok, quindi era, se hai una benedizione, ci dà vita? Peccato. Ti svegli per ritrovarti in una stalla, il mazzo in mezzo a una mandria di mucche. Peccato, è stata del tutto inutile. Il Unfolk, santuario. spirits, gods, and death himself. Questa ci piaceva. I have no more respect for them now than when I believed them myths. La tua missione inizia in un santuario sperduto in cima alle montagne. Viene venerato da pochi contadini locali per le sue notevoli proprietà curative. Ti inginocchi davanti al santuario e supplichi gli dèi di avere pietà di te. Ora, dado 11 dovrebbe essere fattibile. Non abbiamo carte che ci aiutano, però. Mamma mia! Proviamo a ritirare questi due, signori. Ma dai! Letale questa cosa. Nient'altro che un rombo minaccioso risponde sulla tua supplica. Buttata così una carta platino? Ci possiamo tornare? Che 11. 11 non era difficile. E prego, Omar. Put a big Ancora enough banda di price ladri. on a man's head, and you'll find every weevil crawls out of the woodwork in order to claim it. Qui non abbiamo la fama, non l'abbiamo ancora venduta, ma. Ci serviva anche una benedizione. Non ho fatto un mazzo che ci desse delle benedizioni in modo molto stupido. Questi sono bombaroli e. Varie. Questo cosa serviva? Uccidi 15 ladri con una mossa finale. Non è facilissimo fare le mosse finali, quasi mai viene il prompt. Ok. Andiamo. Manganelli.
Sembrano fighi comunque. Questi doppi manganelli sono stati assegnati agli imperiali da secoli ormai. Come faccio a fare le mosse finali se questi crepano? Eccolo, questa è una mossa finale, finalmente. Buoni tutti, buoni tutti. Ok, uso lo scudo. Mi distraggo su questi momenti davvero stupidi. Ok, l'ho premuto F. Non mi ha danneggiato mentre stavo facendo la mossa, quantomeno. Doppia! E questa era proprio infame. Togli di Malaglips. Stavo cercando di far finire fuori la mossa finale, ma niente. No. Che mi aveva chiamato il suocero prima al telefono, volendo essere del tutto onesti, ma... O non è stata una chiamata per errore, ma... Spero non sia successo niente, fondamentalmente. Senti qualcuno dire, sta arrivando, mentre diminuisci il frastuono della battaglia. Trascorri un po' di tempo per questi corpi... Equipaggiamento... Possiamo riprendere Rovina del Codardo, per cui comunque non avremo mai abbastanza fama, ma potremmo venderlo. Ma prendiamo a favore di Felvin, che noi non abbiamo nessun elmo. Sarò onesto, andiamo su... Gioco della ruota, non so se ci capiterà ancora. Fama richiesta 6 ce l'abbiamo, però ci dà 10 di difesa, prendiamolo. Cibo. Onesto. La vecchia, vita più lunga. 5 vita. Fosse stato un bel 15, signori. Sarebbe stato molto meglio. Non l'avremmo risolto, ma... Temo che per quel fail al santuario, signori, noi non si riesca ad avere 170, eh? Allora, che cosa possiamo prendere in caso? Niente di fondamentale. Questo stordisce i maghi. Lancio un'arma e causa KO contro un singolo bersaglio se attivo. Afferra la spada per ottenere più 10 carica arma. Questo stordimento su tutti i maghi quando l'abilità dell'arma viene utilizzata contro un mago. Interessante, ma... Niente di fondamentale. Se volessimo vendere equipaggiamento abbiamo... Quindi se avessimo una benedizione sarebbe la nostra salvezza, fondamentalmente, ma... Non ci servono così tanto i soldi al momento. Me ne pentirò sicuramente, ma... Andiamo avanti così. La strada per il villaggio Goblin. Ok. Dicono che la strada per il villaggio Goblin sia lastricata di oro e topi morti. Ti trovi davanti a una fessura tra due rocce oblique e vedi Orace, Ores, un uomo della città che ti ha attirato qui promettendoti un tesoro. Da quella parte indica nella caverna buia. Ho visto un goblin che correva dentro a quel buco in un momento fa. Il villaggio dei goblin è lì dentro, non ho dubbi. È un combattimento o è un dungeon? Che cosa assurda questa. Ok, ci sono delle trappole. Oh diavolo. Di che stiamo parlando? Ok. Non posso girare la visuale. Ho solo la torcia. E con il destro faccio. Posso attaccare con la torcia. Non so se convenga passare di qua o meno. C'è un forziere però, quindi vorrei prenderlo. Con calma. E ciao piccolo, guarda, ti potrei sposare ma c'è Alessandra prima. Parlatene magari voi due quando è.
che qui inizia a essere più complicato il tutto. Mamma mia, perché sto facendo questa cosa? No! Ok. Io ho preso più due di qualcosa. Non so di cosa. Che fatica. Ok. Brutte trappole cattive. Per sicurezza andiamo a prenderci questa roba qua. Poi proviamo a tornare indietro. Questa era... Ah, 5 oro. Ah, 2 cibo era quello. Ok, ho capito. Vediamo che altre risorse possiamo rischiare di prendere. E secondo me qui ci sta qualcos'altro. Oddio, mi sono buttato proprio a pesce. Dimmi che qui ci stava qualcosa che non ho sprecato tempo. Ok. Oro. Non posso girarmi indietro, ma... Ok, con calma. Odio non potermi girare. Che diavolo... Ok, questo non ha fatto niente per noi. Se non che possiamo tornare di qua. Altro 5. E cibo. Ok. Piano piano. Ok, questa era la parte facile probabilmente. C'era scritto 0 di 17, non so per cosa. E ciao tenente! Horace è affranto quando gli dice che il villaggio dei goblin non è laggiù. Non hai trovato neanche il goblin allora? Hanno usato la loro magia subdola, ti dirò, se riesci a mettere mano su un goblin magari ti porterà lì. Ok! Quindi quel 017... Ah, forse perché avrei potuto sfondare le trappole con l'arma? Comunque non è servito e siamo a 20 gold e 9 cibo. Peccato che non abbiamo la vita massima che avrei voluto. Trappola del ragno. Stavo prendendo tutte le carte token. Ok. Per evitare di avere problemi con una banda locale di ladri, sgaiattoli in un magazzino abbandonato. Mentre avanzi, tra le cassette rotte e i mobili distrutti, percepisci un movimento sopra la tua testa. Un ragno gigantesco scende appeso a un filo di seta, scappi dall'edificio. Nessun equipaggiamento con attributi fazione. Questo vuol dire che era imperiale. Serviva un equipaggiamento con attributi fazione per utilizzare quella carta. Ok. Ragazzi, penso che questo sia il fallimento quantomeno del gold. Perché penso non ci dia altro modo. E comunque noi non penso che abbiamo... Esatto, la meditura. Temo che... avessimo fatto il santuario qua. Era un 11 di dado. Avremmo avuto 170. Credo almeno che saremmo arrivati a 170. Mentre senti crescere una sensazione di malessere, torni ancora una volta al drago irrequieto. Sembra che il tuo cacciatore possa nascondersi dietro ogni ombra o cespuglio. Quando entri, il locandiere alza il capo. Oh, ecco il mio avventuriero preferito, ma soprattutto ancora vivo. Decide di condividere la notizia che la sua taverna aveva suscitato l'attenzione del mio editore. Le mie fonti hanno detto che dovrebbe arrivare qui domani. Sembra che il tuo destino sia nelle tue mani, guerriero. Quindi non è adesso la mietitura, c'è scritto la mietitura. Però ok. Corichiamoci per la notte. Buona fortuna, guerriero. Quando ti colpisce, non è anticipato da nessun rumore, ecco. Quando compare alle tue spalle, non emette nessun suono e non dà nessun avvertimento o suggerimento della sua presenza. All'improvviso ti ritrovi a terra con l'asta incantata della famosa freccia magica del mietitore che ti trapassa da parte a parte. Non abbiamo fatto il gold. Non hai ottenuto il gettone d'oro, perché non avevi abbastanza vita massima. You may still flee death, perhaps. Ok. Tecnicamente si poteva fare. Con un deck forse leggermente meglio. Ci sarebbe anche bastata una benedizione, probabilmente. Qualche altra stupidaggine ce l'avremmo fatta.
Per alcuni secondi già ci sto dito sul terreno. E alla fine senti alcuni passi avvicinarsi, raccogliendo tutte le forze che ti sono rimaste. Aspetti fino a quando non senti che ti ha attaccato e alle tue spalle. Adesso c'è pure il combattimento a vita così? Guarda che bella carta. All'improvviso ti giri e lo colpisci. Il famoso mietitore barcolla sorpreso. Dice: devi essere davvero fortunato per essere ancora in vita. La mia freccia non mi ha mai deluso prima di oggi. Senti il canto familiare del locandiere mentre la magia ti riempie le vene, rendendoti il tuo vigore in un attimo. Ci dà un po' di vita. Va bene, vada per la spada allora. Il mietitore estrae la spada per darti il colpo finale. Avremo un combat. Quanto è figo. Il messaggero della morte. Il mietitore effettua veloci attacchi pesanti. Usa schiva per evitare i danni. Oddio quanto. E mi hai mentito. Faceva anche attacchi che non erano schivata. Dammi uno scudo, dammi uno scudo. Dammi lo scudo. Meno male che l'ho messo lo scudo. Ne fa sempre tre? E vieni qua, bello, a papà. Mamma mia, i manganelli che ti entrano dentro. Deve essere brutta come cosa, eh. Proprio. Ok. Pure questa. Per poco. Il mietitore giace morto ai tuoi piedi, ma la perquisizione del suo cadavere rivela alcuni indizi su chi lo ha mandato. Era stato l'imperatore. Torni alla locanda per riprenderti dalla tua disavventura e pianificare la tua mossa successiva. Questo ce lo prendiamo, eh? Itself lies defeated, or at least its agents. Do not hurry to think yourself truly immortal. Ah, non lo siamo. Apriamo. The question that stands is simple. Who wanted you dead so badly? Of course, this is where the blade begins to turn. Interessante domanda. Per essere ancora in vita dopo la freccia del mietitore? Trappola del ragno, la carta che abbiamo visto. Quindi era di qua, non era già nostra. Infatti non mi ricordavo di averla messa nel deck. La bestia leggendaria. Intercettazione. Emporio. Rivela. Quindi Emporio non ce l'avevamo già? Lama del raccolto. Mannaione cattivissimo. Scudo ampio. E occhio della tigre. Comunque presto ragazzi toccherà fare una bella run. Anzi, sapete che vi dico, ne facciamo adesso una. Facciamo una mini run della mappa iniziale, solo carte nuove. Cerchiamo di fare ogni tanto qualche run per scoprire carte, perché sennò non ci schiodiamo. Per aver scoperto l'elisir della vita, Cuor di Leone. Bella, un'altra platino. Per aver convinto Ira ad aiutare Malaclips, i rapiti. I manganelli che ti penetrano a doppi sensi. Attenzione, Ludo. Per aver superato la segreta trappola suggerita da Horace, segui il Goblin e ubriaco per una notte. Abbiamo fatto parecchie side quest, quantomeno. E anche qui un altro silver. Allora, le prime missioni non erano troppo lunghe.